Abbiamo un Sega Saturn giapponese che funziona solamente a 100 volt. Abbiamo un GameCube versione giapponese e il suo alimentatore funziona anch'esso a 100 volt. La stessa cosa anche con l'alimentatore interno del Dreamcast, ma in questo caso non c'è bisogno perché Giuseppe De Vincenzi mi ha regalato due alimentatori già europei, quindi stacca, attacca e hai risolto il problema. Però questo qua lo voglio vedere e lo voglio modificare. L'alimentatore del GameCube è questo qui, ha una presa molto differente da quella che abbiamo noi, si vede, e qui la dicitura dice che ha una C di input 100 volt. E quindi questo alimentatore qua, una volta che non lo colleghiamo alla rete, sicuramente andrà ad esplodere. E quindi anche questo, dopo averlo smontato, andiamo a vedere qui quale modifica c'è da fare in base ai componenti. Prendiamo l'alimentatore e controlliamo la parte primaria perché è quella che noi dobbiamo modificare. Il fusibile è da 250 volt, come in tutti i dispositivi, ci sta perfetto. La bobina e il condensatore di filtro, questi qua sono idonei. Poi abbiamo il varistore che è denominato da questo simbolo Z, non come questo simbolo qui del condensatore, quindi questo qua non è un varistore. Il varistore, questo qua, questo mi dice che è un 7C271. 271 sta a volt, quindi questo qua noi lo possiamo lasciare, che problemi non ce ne sono. Passiamo alla parte di sotto, il ponte diodo, diodo di resistenze vanno bene. Il condensatore l'ho già staccato perché questo qui non va bene, che è un 200 volt, 200 microfarad, ma più che altro per i 200 volt. Poi abbiamo questo condensatore che è un KV, c'è scritto, quindi funziona a 1000 volt, lo leggo qui in piccolo un KV. Poi abbiamo il K3326 e una volta che arriviamo a questo componente qui e vediamo che lavora a 500 volt, possiamo dire che l'unico componente che bisogna cambiare è il condensatore. E ne andiamo a mettere uno da 400 volt, 100 microfarad. Se noi prendiamo l'alimentatore del GameCube, quello europeo, noi abbiamo 400 volt, 82 microfarad. Allora, ricapitolando, ho cambiato solo il condensatore e basta, il resto è tutto idoneo. Alimentatore impostato a 20 volt, mi sono posizionato sul positivo dell'uscita dei 12 volt, il negativo posso anche mettermi qui che va benissimo e praticamente io in diretta posso riprendere lo scoppio dell'alimentatore oppure qui visualizziamo i 12 volt. Perfetto, perfetto, non sta succedendo nulla, quindi cambiando solamente il condensatore, questo alimentatore qui da 100 volt adesso funziona a 220 volt. Si era un attimo staccata la spina, ecco perché c'era sta spina di merda, oh. Mi ha fatto prendere un colpo. Oh, adesso è entrata bene. Tu già paro, è caduto un palo. No, non andava bene il varistore. Quindi il varistore va cambiato. Il varistore l'ho cambiato e il fusibile l'ho cambiato con un altro T 2,5 250 volt. Adesso si è acceso, non sta scompiando nulla. Gli diamo due o tre botte così. Quindi dovrebbe aver superato la prova. Tutto collegato. Power si è accesa. Guardate l'assorbimento, me lo porta 8 volt e 31 e lei comunque si accende. Perfetto. Bianco e nero perché ovviamente versione giapponese purtroppo. Comunque la scena del varistore che è scoppiato è bellissima. Ho collegato per un giorno intero l'alimentatore del GameCube modificato sulla linea, sulla nostra linea, per vedere se ci sono altri tipi di problemi. Adesso è passato un giorno e posso tranquillamente collegare il mio GameCube. Per quanto riguarda il varistore, quello lì è esploso perché è stato progettato per lavorare in Giappone con una linea di 100 volt. Quello lì, subendo una linea potente come la nostra che è 230 volt, è andato subito in protezione ed è scoppiato perché quello lì serve proprio per proteggere il circuito da variazioni di impulsi che vengono dalla linea. Quindi ho dovuto mettere un varistore che ho recuperato da un alimentatore switching da 12 volt che l'ho messo, diciamo, su questo alimentatore e problemi zero. Quindi questi varistori sono per i disturbi, per la protezione, oltre anche al fusibile. Quindi diciamo che così il suo lavoro adesso sta andando molto bene.
Ci sono invece, a proposito di Evaristo, dove cazzo l'ho messo non lo so, porca puttana, l'alimentatore del Dreamcast invece, ho dato un'occhiata invece all'alimentatore del Dreamcast. Ma che cazzo devo dire? Che praticamente ho dato un'occhiata a questo alimentatore qua, ho visto che vari storie non ce ne sono, c'è da cambiare solamente un condensatore e il problema è risolto. Andiamo a vedere un attimo. E che cazzo? Io presuppongo che se cambio questo condensatore da 200 volt 100 microfarad con uno da 400 volt 100 microfarad dovrei risolvere il problema così. Rispettando ovviamente il polo negativo, questa stanghetta bianca qui, andiamo a mettere questo condensatore qui, perché questo qua praticamente è l'interruttore. Non è successo niente, quindi non è esploso, e quindi vi faccio vedere qui i 12 volt e ci sono i 3,3 volt, eccoli, e abbiamo poi i nostri 5 volt. Fino adesso mi è andata molto bene, e mi è andata bene forse anche con l'alimentatore del Sega Saturn. Ho cambiato il condensatore primario, ho cambiato anche un condensatore di filtro perché era da 125 volt e ovviamente ho cambiato anche il varistore. L'ho acceso, ha funzionato e andiamo a vedere i test che ho fatto. Però se ci fate caso, l'alimentatore emetteva un piccolo sibillo. Attacchiamo la spina e vediamo che succede. Qui abbiamo 8 volt, sempre 8 volt anche lì. Ecco, il sibillo non lo emette più perché praticamente lui dopo è morto. Siccome l'alimentatore del Sega Saturn ormai non serve più a un stack, possiamo benissimo collegare un alimentatore da banco impostato a 5 volt, già che andiamo a vedere come funziona la ciabatta SCART. Accendiamo l'alimentatore da banco, subito lei switcha e il Sega Saturn, anch'esso giapponese, anch'esso in bianco e nero, ovviamente funziona. Adesso devo inventarmi un'alternativa al posto dell'alimentatore originale, ma meglio così perché tanto quello originale faceva pure schifo perché a livello costruttivo faceva cacare, e ne mettiamo uno buono switching. Però che caratteristiche deve avere questo alimentatore? Andiamolo subito a scoprire. Qua dietro non lo dice che lavora a 5 volt, l'ho scoperto tramite un sito internet e tramite il test che ho fatto con il vecchio alimentatore che ormai non funziona più. Qui abbiamo la dicitura 12 watt, lei consuma 12 watt, ma quanti ampere servono di alimentatore? Bisogna fare 12 diviso 5, la tensione di lavoro della console, uguale a 2,4 che sono gli ampere. Quindi 5 volt per 2,4 ampere uguale a 12 watt perché le lavora fino a un massimo a tutto carico 12 watt. Dopo andiamo a vedere invece a riposo lei quanto ha bisogno di watt e di ampere. Ho preso un alimentatore su Amazon da 5 volt 4 ampere che sono 20 watt. Stiamo larghi, stiamo alla grande, così almeno non stressiamo l'alimentatore e non surriscalda, perché andremo a fare una modifica su questa console molto molto bella. La console è accesa, è alimentata a 5 volt e sta consumando 5 watt ed è a riposo solamente con la schermata, con il coperchio aperto della console, perché adesso ci ho messo un disco, vado a chiudere e vi faccio vedere tramite un disco audio, perché purtroppo il gioco non ce l'ho, quanti watt e quanti ampere consuma. Ok, sono già su play, già è arrivato un picco di 9 watt, la musica è partita, il lettore comunque sta funzionando e sta consumando 6 watt, solamente però sfruttando il processore audio, 1 ampere e 2, 6 watt. Se metto quello dai 20 watt ci sto dentro alla grande. Devo un attimo capire se c'è da fare qualche modifica però su questa console per leggere i CD masterizzati, ma devo un attimo studiare. Sì, sono passate 2 settimane perché ho dovuto raggruppare alcune cose che mi servivano per rendere questo Sega Saturn perfetto. Innanzitutto lo accendiamo e notiamo che adesso con uno schiocco di dita tutto a colori, grazie al cavo RGB, grazie alla console che supporta ovviamente l'RGB perché sennò non facevamo il cavo. E ringrazio Gino Mattiazzi, il canale YouTube In Officina con Crisù Gino, questo qui è il suo canale YouTube, mi raccomando iscrivetevi. Adesso praticamente la console la posso vedere a colori e non più in bianco e nero. Perché la vedevo in bianco e nero? Perché questa TV è PAL, la console è NTSC e se usiamo una TV PAL ci serve per forza il cavo RGB, ovviamente la console lo deve supportare. Che ne pensi, Gino, che adesso si vede a colori e prima mica in bianco e nero? Ora anche tu con i nuovi cavi RGB potrai dare colore alle tue console.
Un caro saluto da In Officina. Ciao! Grazie ancora una volta, Gino. Per avviare i CD masterizzati, su questa console non serve nessuna modifica hardware, ma una modifica software fatta con questo System Disk KD01 che ho acquistato da Nello, lascerò il link in descrizione del suo profilo, subito.it. Sì. Questo disco qui, però, il KD01, non è uguale al KD02 che praticamente fa avviare giochi di terze parti. Per poter avviare i giochi di terze parti lo possiamo fare anche con il KD01, basta patchare la ISO prima di masterizzarla. E quello che state vedendo è solamente un qualche clip con OBS che ho registrato su come è questo programma, come si fa la region free e come si patcha il disco prima di masterizzarlo e avviarlo con il KD01. Avviare i giochi è molto semplice, basta aprire il disco, inserire questo CD qua che mi ha fornito Nello, il numero 23, aspettiamo che il disco giri, finisce di girare e possiamo mettere finalmente un CD masterizzato. Quindi qui ci sono giochi europei che non sono supportati da questa console, ma ho patchato anche la regione e l'ho fatta, diciamo, NTSC Japan. E questo disco, diciamo, USA, che è solamente patchato per poterlo far andare con questo KD01 perché di terze parti. La S si è avviata, posso, vedi, con tranquillità togliere il disco, posso mettere un CD masterizzato, chiudo, controllo formato del disco, me l'ha riconosciuto, facciamo A e possiamo avviare il CD masterizzato. E andiamo a vedere anche quanto assorbe la console quando si attiva con la modalità grafica per vedere se l'alimentatore che ho acquistato, che sta qui, che ve lo faccio vedere al volo, con una piccola modifica lo andiamo a mettere all'interno di questa console e finalmente la posso chiudere. Ah, Virtual Fighter 2, bellissimo! Sta assorbendo 6 watt, 7 watt, 9 watt. Allora, bellissimo intanto, con il cavo RGB fantastico, grazie Gino. Guarda, siamo a 7 watt. Raramente arriva a 9 watt. Adesso cosa succede se vogliamo cambiare disco? Facciamo il reset, apriamo il vano disco. Facendo il reset la modifica non si perde. Quindi se noi ovviamente spegniamo la console, quindi alimentazione a zero, bisogna rimettere quel disco. Adesso io inserisco il disco nuovo e aspettiamo che anche questo disco viene caricato. Sega, licenza for Sega, questo qui è quello Sega, sì. Vedete, ha avuto un picco di 9 watt. Devo controllare quanti watt consuma. 8, 9. Vabbè, perfetto, dai, basta così. Ciao Giuseppe, ma non hai ancora spiegato come funziona questo disco? Ciao Nello, devo spiegare come è fatto questo disco qua. E chi meglio di te? Lascio a te la parola, spiega come è fatto questo disco, che effettivamente non ho spiegato come è fatto. Questo disco serve per bypassare le protezioni antipirateria implementate nel Saturn. Come vediamo qui al centro c'è un disco masterizzato. Nella parte esterna c'è una traccia che non è riproducibile con i comuni masterizzatori. Infatti, in tutte le ISO che tu scarichi in rete non contengono questa traccia. In assenza di essa i giochi chiaramente non possono partire. Però con questo disco tu bypassi le protezioni anticopia e finché la console rimane accesa tu puoi giocare a tutti i dischi, con tutti i dischi masterizzati. Per acquistare questo disco qui lascerò il link in descrizione. Ciao Nello e grazie. Adesso passiamo alla modifica dell'alimentatore. Innanzitutto del vecchio alimentatore mi serve questo connettore e questo connettore. Questo qui è un 5,1 volt, 4A, 20,4 watt ed è un alimentatore switching, quindi perfetto. Praticamente ho notato una cosa, questo qui è il più e questo è il meno, attaccando il tester mi oscilla 9,50, 9,70, c'è un po' di oscillazione. Se me lo sposto sul negativo di quadri, se lo sposto sul bianco non succede nulla, se invece questo lo lascio qui e questo lo metto qui non succede nulla, se questo lo lascio, se lo metto insieme, abbiamo qui 6 volt, 5 volt 40, oscilla e questo è 5,22, se lo metto insieme anche bianco. Abbiamo 5 volt e 40, quindi ci siamo, però se stacco il verde guardate cosa succede, arriva a 10 volt, 11 volt, quindi non va bene.
Per questa modifica che ho fatto sono emozionatissimo. Voi pensate? Dove? Che cazzo? Guardate. Per chi non l'avesse capito, questo qua è l'interruttore, come era posto anche sul vecchio alimentatore, subito dopo il fusibile. Quindi questo qua è il nuovo alimentatore del mio Sega Saturn. Ok, accendiamo la console e vediamo che succede. Funziona! Minchia, che modifica! Però questa qui si può fare solamente su questa giapponese, che funziona a 5 volt, le altre invece 10 o 9 e 5 volt. Andiamola a provare, va! Un altro problema che è rimasto è questo qui. Ogni volta devo impostare la data. Dov'è il problema? Eccolo qui, dov'è il problema. Basta togliere questa batteria a tampone che è qui. La sfiliamo. Questa qui è una CR2032, andiamo a mettere una CR2025, cambia solamente lo spessore, ma tanto qui questa dovrebbe andare perfettamente. Sì, effettivamente la scarica. Così. Una volta che è confermata, lui lo salva, aspettiamo che si avvia un attimo, perfetto. Adesso la spengo del tutto, la riaccendo, dovrebbe comparire direttamente la scritta Sega Saturn, avviarsi e non rompere più le palle. Perfetto. Cosa succede se avvio Street Fighter 3? Non si capisce, però capisco che richiede 4 MB di RAM. Per risolvere questo problema, che richiede 4 MB di RAM, abbiamo questa soluzione qui, ovvero questa cartuccia Sega Saturn Ali One. Sì, il Sega Saturn ha la possibilità anche di infilare dentro una cartuccia. Cosa abbiamo qui dietro? Una RAM card switchabile off 1 MB e 4 MB. Pseudo Saturn Kai, che dopo vi spiegherò che cos'è, 8 MB di memoria per poter, diciamo, salvare i dati, e poi CD versione giapponese, europea, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fa partire tutti i giochi di tutte le regioni del mondo. Andiamo a vedere come funziona e cosa abbiamo all'interno soprattutto. Ecco qui la cartuccia e abbiamo qui il pulsante per switchare off, 1 MB, perché ci sono giochi che richiedono 1 MB di RAM. Se li metti a 4 i giochi vanno male, e ci sono giochi che richiedono solamente 4 MB di RAM. Quindi possiamo infilare la cassetta, possiamo riavviare la console e guardate magicamente che cosa succede. Possiamo fare già qui Start Game. E il gioco, magicamente, stavolta, con 4 MB switchati, funziona. No, guardate, guarda, un colpo gli manca. E muori! Non è possibile! Muori! Adesso mi può pure uccidere, perché tanto non mi interessa. L'importante è che adesso questo Sega Saturn, madonna quanto è bello! Non solo possiamo avviare anche i giochi masterizzati, ma possiamo anche abilitare i trucchi, tipo Virtual Fighter. Possiamo, dopo che me lo carica, vedere che possiamo mettere vabbè, è partito glitchato. Va bene, però vediamo un attimo cosa è No Gravity, quello che ho messo. Incredibile, oh! No! Guarda, incredibile! No, tutto... E quindi, buttati! No, vabbè, impossibile così! Questa cartuccia qua è qualcosa di fantastico, incredibile! Chissà con quanti giochi mi potrò divertire con questi trucchi! Fantastica! Grazie! Tevio e Giovanni, che me l'avete consigliata! Ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo video, finalmente sta per finire. Mi raccomando, andate negli short perché troverete lo short su come ho pulito e tolto le rigature sul disco di Virtua Striker per il GameCube.
Poi, sempre nell'elenco dei video, andiamo a vedere come ho fatto la modifica a questo Dreamcast grazie alla GDEMO che mi ha regalato Giuseppe De Vincenzi. Adesso posso avviare i giochi sulle SD card. Ringrazio anche Tevio e Giovanni che mi hanno consigliato questa cartuccia qua, che per me è essenziale, e Nello per avermi spedito questo disco qui che avvia tutti i giochi per il Sega Saturn, se ovviamente non ha la cartuccia, e questo disco molto molto comodo. Grazie Nello, grazie a tutte le persone che mi stanno sostenendo su questo progetto e tutte le persone che in questo momento stanno andando a scrivere un bel commento, perché il vostro commento e il vostro like per me è molto importante. Adesso sì che mi posso godere queste fantastiche console con Virtua Striker 3, con Virtua Striker 2 e con questo Sonic e con questo Sonic e con questo Sonic e con questo Sonic Extreme, che è molto bello da vedere perché è un gioco creato da terze parti, da persone appassionate a Sonic. Ciao, grazie e ci vediamo alla prossima.